Sindaco, una bomba d'acqua imprevista certamente, anche se purtroppo ormai ce l'aspettiamo di anno in anno, alberi crollati sulle autovetture, insomma purtroppo alberi storici che sono stati spezzati a metà. La città comunque per quanto riguarda gli allagamenti ha retto, segno insomma del buon intervento dei giorni scorsi. Sì, ma non basta, perché l'imprevisto, l'imprevedibile, bisogna metterlo nel conto. E dunque bisogna attrezzarsi che tutte le caditoie siano pulite, bisogna riverificare tutto il sistema arboreo, fermo restando che dobbiamo tutelare la storia, anche botanica della città, le vetrine sono un monumento, anche una tipicizzazione, diciamo, nota per la città, e capire laddove c'è un problema di un dente cariato, ormai vuoto. Non risolvibile, inutile che stentare, insomma, di tenerla ancora in vita con il rischio di. E bisogna organizzarsi anche meglio dal punto di vista della squadra. Noi coinvolgeremo meglio la Trapani Servizi, faremo una convenzione, dunque avremo anche una squadra ulteriore di reperibilità. Un invito ai cittadini: le caditoie in genere non si sporcano per effetto del vento, si sporcano perché a me cade la cartaccia dalla mano. Dico cade, non voglio dire cade la bottiglietta. Cade la lattina, cade dell'altro che poi non può essere defluito, vuoi nel sistema fognario, vuoi nel sistema anche di deflusso delle acque piovane. E questo ci crea un danno doppio. Possiamo avere l'azione di ritorno in caso di bomba d'acqua, possiamo avere il costo maggiore perché poi bisogna andare a pulire. Dunque un invito ai cittadini, alla comunità cittadina tutta a collaborare ed evitare gesti inconsulti come il concessionario di un solo pubblico che mi ottura la caditoia perché deve sostanzialmente tenere in equilibrio la sedia. Ma dico un po' di intelligenza, dico da queste parti, non può venir meno anche da parte dell'operatore economico, perché poi ti ritrovi, come è accaduto stanotte, con il locale allagato, proprio perché quella caditoia era otturata. Danni? Qualche danno c'è stato a qualche macchina, il comune rifonderà i danni.